Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video di Fortnite Salva il Mondo. Siamo qui perché è uscito l'ennesimo arco del quale parleremo oggi. Questa volta è uscito l'arco Steampunk, ossia il nubifragio. E oggi parleremo un po' di quest'arco, vi spiegherò un po' come funziona, cosa lo rende unico, come utilizzarlo e principalmente se vale la pena utilizzarlo in primis. Allora, diamo un'occhiata innanzitutto al perk segreto, che è ciò che rende unica quest'arma. Praticamente eliminare un nemico crea una nube di vapore dannoso e questo vapore qui può essere creato una volta ogni 5 secondi. Quindi ogni 5 secondi, quando è eliminato un nemico, si crea una specie di nube. I nemici passano attraverso questa nube e prendono dei danni tipo da tormento, come le trappole a gas. È più o meno la stessa cosa. Come le streghe quando lanciano le loro nubi, quando voi ci passate attraverso, solo che questa volta è il contrario. Ora, c'è da dire che quest'arco qui, voglio dire subito, per non rendere il video troppo lungo, che ha una cosa positiva e ha una cosa negativa. La cosa positiva è che, secondo me, rispetto a molti altri archi, i danni sono abbastanza utilizzabili, si possono vedere, anche se il gufo nottambulo, per esempio, lo supera di molto, quello è chiaro. Però i danni più o meno ci stanno. Il problema di quest'arma, purtroppo, è appunto ciò che la rende unica, quindi questa nube, di vapore dannoso. Perché vi faccio un esempio: voi fate eliminato un nemico, si crea questa nube, i nemici ci entrano, escono da quella nube. Se ci entrano, non è detto che lo fanno, escono da quella nube e hanno ancora praticamente tutta la salute. Quindi a cosa serve quella nube? Sinceramente a niente. Però dai, se volete utilizzarlo, i perk che dovreste utilizzare sono questi qui. Dovete aumentare al massimo il livello critico, i danni critici. Quindi due livelli critici, due danni critici. L'elemento, io qui ho scelto energia. Tecnicamente per i fucili a precisione va meglio il fisico. Però siccome in termini di danni io ce l'ho già gli archi fisici tipo il gufo nottambulo, no? Se voglio fare molti danni uso il gufo nottambulo. Quest'arco qui lo uso principalmente per eliminare nemici un po' più piccoli, quindi nelle missioni a livello basso e contro i nemici un po' più deboli, più scarsi, no? Questa nube può anche andare bene, giusto? Quindi in questo senso quell'arco potete utilizzarlo. Questo è un arco da usare principalmente nelle missioni a livello basso. Ovviamente anche così rimane un arco, non è un arco ad area d'effetto, quindi è un arco a danno singolo, vuol dire che voi sparate a un nemico e soltanto quel nemico verrà colpito. Vuol dire che praticamente con questo arco sarete praticamente forzati a utilizzare Farra Cuor di Pietra, perché se non utilizzate Farra Cuor di Pietra, quest'arco qui non vale niente. Velocemente, prima di passare in missione, diamo un'occhiata alla build che vi consiglio io per quest'arco. E così, se voi volete provarlo per voi stessi, potete farlo. Anche se io sinceramente vi dico, se avete gli altri archi, usate quelli. Comunque sia, la build che ho utilizzato io in questo gameplay è stato questo qui. Ho Farra Cuor di Pietra, appunto, come ho detto, senza di lei quest'arco non vale proprio niente. Lei vi consiglio di utilizzarla sempre come personaggio principale. Ci saranno persone che vi diranno: no, guarda, usa Jonesy con l'incursore, no, guarda, usa quello, usa quello. Secondo me, Farra Cuor di Pietra qui è la scelta migliore. Questo perché, visto che Farra Cuor di Pietra riesce a eliminare più di un nemico, e invece gli altri eroi non lo fanno, e quest'arco qui ha bisogno di un po' più di danni contro un bel po' di gruppo di nemici, giusto? Perché la nube da sola non farà un bel niente. Quindi qui abbiamo il 60% dei danni per 5 bersagli, no? Sparate a un nemico e il 60% dei danni lo infliggete anche a 5 bersagli vicino. Quindi colpite praticamente 6 bersagli con una freccia sola, se li avete vicino, uno vicino agli altri. Poi, per aumentare al massimo il danno iniziale, perché tecnicamente qui con quest'arco, se non shottate il nemico avete già perso, qui dovete utilizzare, secondo me, attacco preventivo, che aumenta i vostri danni per tutti gli eroi di 4 stelle o superiori che avete nella build. Per questo, gli eroi che poi avete nella build dovete potenziarli. E il resto della build io la lascerei così com'è. A parte una piccola modifica lo farei. Zenith, se avete Jonesy Conigli Incursore, toglietelo e mettete Jonesy Conigli Incursore. Perché Zenith sì, vi dà un po' di danno di tormento, però non abbastanza da fare il cambiamento, no? Non si nota. Zenith quasi non si nota. Per questo, se avete Jonesy con l'incursore che vi aumenta ancora di più i danni, riuscirete a fare più di danni. E diciamo che con quest'arco io sono riuscito a fare più o meno 1.200.000 di danno, no? Da solo, in una missione da solo.
Quindi i danni come rete effettivamente ci sono, però vi conviene aumentarli perché la cosa che rende unica quest'arco, che sarebbe la nube dannosa, praticamente innanzitutto è buggata perché non si vede, secondo non fa quasi niente, quindi è come se aveste un arco senza un sesto perk. Praticamente questa è la situazione. Per i gadget scegliete quello che volete, comunque sì, ora vi mostrerò la build della missione, vi mostrerò come usare l'arco. Ci vedremo in missione. Bene ragazzi, eccoci qui in missione. Ah, Taker, aiuto. Siamo qui in missione e ora vi mostrerò un po' come funziona l'arco. Allora, quando elimino un nemico dovrebbe crearsi una nube di... una nube dannosa. E ora i nemici se ci entrano dentro dovrebbero prendere danni. Infatti questo qua ha preso un po' di danni e io sto per morire. Perfetto. Buon modo per mostrare l'arco. Ok, no, però proviamo contro il Taker. Come vedete i danni li fa perché riusciamo a shottare il Taker. Gli abbiamo tolto metà vita e è entrato nella nube dannosa, quindi ha preso altri danni. Il problema però di quest'arco, come vi avevo detto, è che purtroppo l'abilità speciale, che è quella nube dannosa, fa pochissimi danni. Cioè l'arco in sé fa molti danni, però quello lo fa anche il gufo notambulo. Quindi sinceramente non vedo perché utilizzare quest'arco se avete il gufo notambulo. Se non l'avete è un ottimo sostituto, chiaramente. Perché i danni li fa. Il problema è che senza... Vabbè, senza Farra Cuor di Pietra è inutilizzabile l'arco. Quello ve lo dico subito. Però anche con Farra Cuor di Pietra... Il problema è che questa nube dannosa non fa quasi niente. Per esempio, dovete avere un grande numero di nemici intorno. Per esempio, qui ho eliminato la strega. Si sarà creata la nube dannosa. Però a che mi serve se tanto qui non c'è un nemico? Questo va bene, per esempio, nei spawn kill o roba del genere, quest'arco. Può andare bene. Insieme alle trappole. Può fare un ottimo lavoro. Ma è sempre da vedere. Ora cerchiamo un altro gruppo di nemici. Che probabilmente non troverò. Ah, eccoli qua. Proviamo a farli arrivare. A farli venire da me qua. Eliminiamo questo. E ora tutti quelli che entrano qui dovrebbero prendere danni. Vedete? Questo è l'effetto. Il problema è che io non vedo la nube. Non so perché. Non so se è un bug. Però io non la vedo, forse da voi è diverso, forse perché io sono NPC, che ne so. Ma è un po' strana questa cosa. Ciò che penso io di quest'arco è che quest'arco è ottimo magari per le missioni a livello basso, però per le missioni a livello alto preferireste utilizzare il gufo notambulo, senz'altro. Perché come detto i danni li fa l'arma, però lo fa anche il gufo notambulo. E proveremo adesso questo danno contro lo Smashers. Io lo chiamo Smashers perché mi pare più carino. Ok. Come vedete il danno è minimo veramente. Però sono già riuscito una volta a shottare uno Smasher con tre colpi. Se riparte il critico fa molti danni quest'arma. Adesso nel nostro caso... La nostra squadra è un po' più bassa, quindi non vengo potenziato molto. Non ti uccidere, Smash, per favore. Ecco, vedete, questo era un colpo critico. Con un po' di fortuna, se avete più colpi critici, quest'arco qui può fare un danno veramente notevole. Però lo fanno anche le armi tipo la vecchia Betsy e roba del genere. Ora proviamo qui. Magari il modo migliore per usare quest'arco è raggruppare i nemici. E sparare a quello che sta più avanti a tutti. Questo qua sarebbe. Così questo se entra muore per il danno della nube. Perché l'abbiamo già danneggiato con il vantaggio di Farra. Vedete qua nube. Li danneggia. E non siamo riusciti a eliminare questo qua. Però vabbè. No, appunto. Avendo Farra a cuor di pietra. L'arco diventa utilizzabile. Però tenete sempre a mente che... Come ho detto, nonostante i danni abbastanza elevati, ci sono delle armi più potenti. Comunque sia, se non avete gli altri archi, è un buon punto di partenza. Bene ragazzi, ed eccoci qui in lobby. Siamo qui, abbiamo, come avete visto durante il gameplay, abbiamo provato un po' l'arco, vi ho spiegato un po' come funziona. E qui ripeto ancora una volta, quest'arco qui è abbastanza nella norma. Non è proprio scarso,
Ma non è forte, di certo non è forte, perché ci sono archi che fanno cose molto più forti di questo. Praticamente quest'arco qui, come ho detto, i danni li fa, però effettivamente senza il sesto perk è uguale a ogni singolo altro arco che c'è nel gioco. Per questo ragazzi io vi consiglio, guardate, prendete l'arco, prendetelo di sicuro. Io ogni volta che c'è un'arma o un eroe vi dico sempre prendetelo, se avete l'ora in più fatelo, perché voi non sapete mai, forse oggi fa schifo, ma domani lo potenziano, no? Non si sa. Quindi prendete l'arco per sicurezza, così quando verrà potenziato voi ce l'avrete già. Per il momento non potenziatelo, non utilizzatelo, perché ci sono archi, come ho detto, che sono molto migliori di quest'arco qui. Un esempio, l'arco esplosivo, gufo nottambulo, l'arco a tubo vuoto. Questi sono tre archi, per esempio, che sono migliori di questo qua. Quindi ragazzi, usate quest'arco, fatemelo sapere nei commenti voi cosa ne pensate. E poi decidete se volete potenziarlo o meno. Io vi consiglio di no, però magari la vostra esperienza sarà diversa. In tal caso fatemelo sapere. Se il video vi è stato d'aiuto, mi raccomando, lasciate un like, mi aiuterebbe un sacco. Anche condividete il video, anche questo mi aiuterebbe molto. E specialmente se volete aiutare il canale, utilizzate il mio codice creatore EPOLYONYT. Usare questo codice creatore mi permetterà di continuare a creare dei contenuti per voi, tra cui video e live, che spero non vediate l'ora di vedere. Comunque sia, ci vedremo con uno di questi nuovi contenuti. Mi raccomando, vi aspetto. Questo è tutto per oggi. Saluti dal vostro Eporion.